Nuovo triste caso di bullismo nel nostro paese, in Italia. Teatro di questo caso così grave, di cui sta facendo molto discutere, Muravera, un piccolo paese in provincia di Cagliari. Ci troviamo nella regione Sardegna. Io attraverso questo video voglio solo ed unicamente condannare l'atto di bullismo in questione perché mi sento di doverlo fare. Sono un uomo grande, ho quasi 30 anni d'età, posso permettermi di dire quello che ho visto in questo video. Innanzitutto si vede questo gruppo di ragazzi e ragazzini, presumo che siano minorenni, che circondano questa ragazza, questa ragazzina, questa vittima indifesa e poi una di questi, questo gruppetto prende e, per così dire, avrebbe alzato le mani contro la vittima di questo macabro atto di bullismo. Il tutto viene ripreso da qualcuno che si diverte a riprendere l'intera scena senza filtri, senza censure, ma riprendendo per intero tutto quello che accade, tutto quello che succede, tutto quello che si verifica nel mentre. Io in questa scena che ho visto vi posso garantire che ho avuto il sangue che mi si è raggelato nelle vene. Difficilmente mi si raggela il sangue nelle vene, in questo caso mi si è raggelato. Ho visto un video che mi ha profondamente scioccato e mi ha profondamente lasciato interdetto. 700, pensate, 700.000 condivisioni, oltre 4 milioni di visualizzazioni per questo video che sta letteralmente spopolando nel web, in cui si vede questa povera ragazzina che viene aggredita, viene purtroppo resa, per così dire, vittima di un sistema, quello del bullismo, a cui purtroppo pochissime persone riescono a affrontare e a, per l'appunto, riuscire a vincere. Il bullismo, si sa, è una piaga sociale che difficilmente viene a estirparsi, non è semplice estirpare il bullismo, purtroppo è una piaga che non è semplice, ripeto, da togliere. Io attraverso questo video voglio dire a chi è vittima di bullismo di denunciare in primis i propri aguzzini, i propri carnefici, parlarne apertamente con tutti, con più persone possibile, anche con i propri familiari, con il proprio padre e o con la propria madre, ma soprattutto andare fino in fondo per fare in modo che chi è vittima di bullismo non soffra, ma ne esca fuori. Questo video, ripeto, mi ha letteralmente scioccato, mi ha letteralmente colpito per quello che si vede, questa povera ragazzina vittima inconsapevole di una violenza macabra, di una violenza sterile, di una violenza che, secondo la mia opinione, non dovrebbe esserci assolutamente. E poi la cosa più brutta è quella di vedere ragazzini appena qui di 15, 13, 14 anni, non so quale sia l'età, che si divertono addirittura a riprendere l'intera scena e poi a schiaffarla sul web, su Facebook, nei diversi social network. Questo è sbagliato, questo è sbagliatissimo, non bisogna fare così, bisogna semplicemente combattere duramente il bullismo, sperare che venga estirpato, ma soprattutto auspicarsi che arrivi qualcuno che si trovi in una posizione più elevata e che riesca a togliere queste mele marce che purtroppo non fanno altro che, per così dire, buttare fango sul nostro paese, ma soprattutto su regioni belle come la Sardegna, il gioiello dell'Italia e del mondo. Grazie per l'ascolto, questo è quello che penso. Se in tale video fossero presenti delle inesattezze, me ne scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto escludo su di me eventuali responsabilità di qualsivoglia natura. Questo video vuole solo ed unicamente informare eventuali persone nel rispetto della privacy di questa povera ragazzina, vittima inconsapevole di una violenza che non deve essere presente. Ripeto, tutto si verifica al di fuori di un istituto scolastico. La scuola deve essere la prima garante della sicurezza, la prima garante della, per così dire, tranquillità, della pace tra ragazzini diversi, ma in questo caso mi sembra, secondo la mia opinione, che qui non c'è stato. Grazie, questo video non vuole violare la privacy della povera ragazzina, né di quelle persone che si trovano in questa scuola che non conosco perché io abito molto distante da queste zone qua, però mi sento di dire che
Il bullismo deve essere scongiurato, deve essere combattuto. L'unione fa la forza. Uniti vinceremo contro il bullismo. Ricordatevi una cosa, infine aggiungo, che un bullo, se lo si prende, o una bulla, se la si prende a quattro occhi, è un agnellino, è una persona dolcissima, buona, allegra, in gamba, che non prende in giro. Nel momento in cui il gruppo si coalizza, ecco che il bullo diventa uno stronzo o una stronza. Scusate il termine, ma è la dura verità. Questo è quello che penso io. Grazie. Quindi fronteggiare il bullismo si può, uscirne pure, parlatene, denunciate, prendete il bullo da parte, vedete che diventa un agnellino. Quando il bullo invece è in gruppo diventa veramente un personaggio cattivo, ma soprattutto un personaggio che si diverte a fare del male agli altri, specie a chi ha un eventuale difetto, specie a chi purtroppo si trova nella condizione di dover, per l'appunto, fronteggiare se stesso, specie chi ha un piccolo, ripeto, problema, sia a livello fisico che anche a livello psicologico, oppure chi addirittura ha un handicap. Grazie, iscrivetevi, commentate e un caro saluto.